Siete all'ascolto di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, frequenza 87,6 MHz. Sono Elena Prizzi. Cari ascoltatori, bentornati nella rubrica dedicata all'infanzia e all'importanza delle fiabe. Nei nostri incontri ci soffermiamo a comprendere il valore della fabulazione per i bambini e ad ascoltare un racconto tratto dalle collane regionali, nazionali o estere. Ci sono numerosi testi che evidenziano l'importanza della narrazione, nonché della lettura dei racconti ai bambini. Oggi parlare di fiabe sembra obsoleto o antico, poiché vediamo come tutti i bambini in realtà siano attratti dai videogames, dalla televisione, dai cellulari o da internet. Inoltre, la mancanza di tempo apparente o reale dei genitori porta spesso a mettere in secondo piano l'importanza della lettura e della fabulazione ai fanciulli. Viene quindi da chiedersi se la fiaba sia effettivamente in via di estinzione. Abbiamo comunque già ricordato come le fiabe appartengano al patrimonio culturale di ogni terra, come rispecchino il folklore locale e abbiano un forte valore pedagogico. Senza ripercorrere nuovamente la storia della letteratura delle fiabe, vorrei però ricordare, ad esempio, la figura importante del cantastorie, che anticamente intratteneva le comunità contadine. La fiaba in quel periodo raccontava, in un tempo in cui pochissimi si potevano permettere di viaggiare, ciò che accadeva nel mondo esterno, era esattamente lo specchio del mondo, il primo affaccio alla vita e alle dinamiche sociali. La storia narrata è anche e comunque uno strumento di conoscenza, uno strumento pedagogico. Il lettore, attraverso la lettura autonoma o l'ascolto della fiaba, scopre se stesso e la vita. L'Italia ha una tradizione letteraria di origine aulica e gli intellettuali nel corso dei secoli non erano mai stati più di tanto interessati al folklore e al mondo pertanto anche delle fiabe. E come già ricordavamo, solamente grazie a Italo Calvino nel 1954 con la sua opera Fiabe Italiane ha avuto il coraggio di raccogliere per la prima volta la tradizione italiana di tutte le regioni delle fiabe. I racconti piacciono molto ai bambini perché, come ricorda Alizane Lory nel suo libro Non ditelo ai grandi, che è edito Mondadori, i bambini hanno ancora una cultura folcloristica attiva che, come quella delle società preletterate o semiletterate da ogni parte del mondo, viene trasmessa da una generazione all'altra. Fiabe, filastrocche, credenze, giochi hanno per essi un'importanza vitale. Non sempre i racconti però hanno il finale che ci aspettiamo. Esiste ad esempio una fiaba, riportata dai fratelli Grimm, in cui la giustizia non trionfa. Si tratta della favola Gatto e topo in società. Qui il gatto ha più volte sopravvento sul topo. Il male qualche volta vince. La catena di bugie che il gatto inventa a spese del suo socio è esponenziale e non può che concludersi con un finale che scopriremo insieme tra poco dopo l'intervento musicale. Bye.
Eccoci quindi pronti a leggere la favola dei fratelli Grimm, Gatto e Topo in società. Un gatto aveva fatto conoscenza con un topo e tanto gli aveva decantato il suo grande amore e la sua amicizia che alla fine il topo acconsentì ad abitare con lui. Avrebbero così governato insieme la casa. Disse il gatto: «Ma per l'inverno dobbiamo provvedere, altrimenti patiremo la fame. E tu, topolino, non puoi arrischiarti dappertutto, se no finirai col cadermi in una trappola». Il buon consiglio fu seguito e comprarono così un pentolino distrutto. Non sapevano però dove metterlo e finalmente, pensa e ripensa, il gatto disse: «Non so dove potrebbe essere più al sicuro che in chiesa. Là nessuno osa commettere un furto. Lo mettiamo sotto l'altare e non lo tocchiamo prima di averne bisogno». Il pentolino fu messo al sicuro, ma il gatto non tardò ad avere voglia di strutto e disse al topo: «Volevo dirti, topolino, che mia cugina mi ha pregato di farle da compare. Ha partorito un piccolo bianco con macchie brune e devo tenerlo a battesimo. Lasciami uscire oggi e sbriga da solo le faccende di casa». «Va bene», rispose il topo, «va pure, e se mangi qualcosa di buono pensa a me. Un goccio di quel rosso vino perperale lo berrei volentieri anch'io». Ma non era niente vero. Il gatto non aveva né cugine né gli avevano richiesto di fare da padrino. Andò infatti dritto in chiesa, si avvicinò quatto quatto al pentolino distrutto e si mise a leccare. E leccò così via la pellicola di grasso. Poi se ne andò a zonzo per i tetti della città per tutto il resto della giornata. Si guardò intorno, si mise steso al sole e continuava a leccarsi i baffi ogni qualvolta pensava al pentolino. Non ritornò a casa che alla sera. «Eccoti qua», disse il topo, «hai di certo passato una giornata allegra. Che nome hanno messo al piccolo?» «Pelle pappata», rispose il gatto tutto d'un fiato. «Che nome strano», disse il topo, «è frequente nella vostra famiglia?» Rispose il gatto: «Che c'è di strano? Non è certo peggio di Rubabriciole, il nome dei tuoi figliocci». Poco tempo dopo, al gatto tornò la voglia di strutto. Così disse al topo: «Devi farmi un'altra volta il piacere di badare da sola alla casa. Mi vogliono di nuovo come padrino. E siccome il piccolo stavolta ha un cerchio bianco intorno al collo, non posso rifiutare». Ancora una volta il topo acconsentì e di nuovo il gatto corse di soppiatto fino alla chiesa e finì col divorare metà del contenuto del pentolino. «È proprio vero, nulla è più gustoso di quello che si mangia da soli», pensò il gatto. Ed era tutto contento della sua giornata quando al tramonto ritornò a casa. Il topo, rivedendolo, gli chiese della giornata appena trascorsa e poi: «Questo piccolo come l'avete chiamato?» «Mezzo pappato», si lasciò scappare il gatto. «Mezzo pappato? Ma che razza di nome?» esclamò il topo. «Sono sicuro che non esiste neanche sul calendario». Ben presto il gatto tornò l'acquolina in bocca e poiché non c'è due senza tre, disse al topo: «Devo fare di nuovo il padrino. Questa volta il piccolo è tutto nero, ha solo le zampe bianche, in tutto il resto del corpo non ha che un pelo bianco, è tutto nero. Questo capita solo una volta ogni 2 anni. Mi lasci quindi andare?» Rimuginò il topo a voce alta: «Pelle pappata e mezzo pappato. Sono nomi che mi impensieriscono». Disse così il gatto risentito: «Tu te ne stai col tuo giubbone grigio scuro e la tua lunga coda tappato in casa e va a finire che ti monti la testa. Succede così quando non si esce mai». Detto questo, uscì. Quel golosone del gatto arrivò in chiesa e ovviamente divorò tutto il pentolone distrutto. «Solo quando si è finito tutto si sta in pace», disse a se stesso, e tornò a casa solo a notte fonda, ben pasciuto. Il topo, che nel frattempo aveva sbrigato tutte le faccende e rimesso in ordine la casa, anche questa volta gli chiese che nome avessero dato al terzo piccino. «Beh, non ti piacerà di certo», disse il gatto. «Si chiama Tutto Pappato». «Tutto pappato, certo che è proprio un nome bizzarro, io non l'avevo mai sentito, ma che cosa vorrà mai dire?» Ma poiché era stanco, scosse il capo, si acciambellò e si addormentò.
Da allora più nessuno chiese al gatto di fare da padrino. Giunto l'inverno, quando ormai fuori non si trovava più nulla, il topo si ricordò della loro provvista di strutto e disse: «Vieni gatto, andiamo dove abbiamo messo in serbo il nostro pentolino di grasso, così ce lo godremo». «Certo», rispose il gatto, aggiungendo tra sé e sé, «te la godrai come a mangiare aria fritta». Si misero in cammino e quando arrivarono, la pentola era ancora al suo posto, ma completamente vuota. «Ah!» esclamò il topo. «Ora capisco quel che è successo. Ora mi è tutto chiaro. Bell'amico che sei! Hai divorato tutto quando hai fatto da compare. Prima pelle pappata, poi mezzo pappato, poi...» «Vuoi tacere?» disse il gatto. «Ancora una parola e ti mangio». «Tutto pappato!» finì di dire in quell'istante il topo. Così il gatto con un balzo l'afferrò e ne fece un sol boccone. Grazie per l'ascolto.